Età. Fermo lì. Sei sul numero della cassaforte.
Mets les sélecteurs à zéro.
Tu resta qui. Sua la macchina? È di un mio amico, ma non cammina. E cos'è? Magari lo sapessi. Non c'è un meccanico aperto. Avrò fatto 2 chilometri, ma niente da fare. Lo sa che ora è? Ha qualche documento con sé? Speriamo. Rappresentante. Ma è qui per lavoro o per turismo? Per lavoro. Rendono bene? Non c'è male. Quando la macchina non ci piace. Non potrebbe darmi un passaggio lei? Gliel'avrei offerto io stesso, ma sa com'è. Il nostro regolamento è un po' strano. Lei può montare sulla mia macchina solo in stato di arresto. Ma dormirò dentro questa qui, aspettando che faccia giorno. Auguri e buona permanenza. Grazie. A posto. EMPS. EMPS. Lasciali stare, Crelli, i numeri. Vi telefonerò per dirvi dove sono. Va bene. Complimenti, vai sempre in alberghi di lusso come questo, tu? Io ci sono stato 4 mesi per preparare il colpo, tu potrai starci 4 giorni, no?
Salutami con un po' di trasporto. Ti saluterò con trasporto quando partirai per la Cina. E telefonami tutti i giorni a mezzogiorno al bar dell'Hilton. Fila.
c'è un limite di velocità qui da noi? Scusi, ma io sono straniero. Non so leggere nella vostra lingua. I numeri sono uguali da tutte le parti. Noi siamo sempre molto indulgenti con gli stranieri. A patto che non se ne approfittino. Lei lo sa a che velocità andava? 30, 40, 50, 60. Non mi dica che andavo a 70 per le strade della città. È arrivato a 170. Campo al piede dell'acceleratore. Io guido sempre con molta prudenza. Beh, e per sua fortuna è capitato con me. Se trovava uno della stradale, le avrebbe ritirato la patente. Arrivederla, signor... signor? Azad, che poi vuol dire libero nella mia lingua. Io invece mi chiamo Zaccaria, che non vuol dire proprio niente. Commissario Zaccaria. Buongiorno, commissario. Io mi chiamo Mallo, che sono della compagnia di assicurazioni. Il signor Tesco l'aspetta. È arrivato poco fa da St. Moritz con il suo aereo privato. Pronto, Lydia? Non t'ho mica svegliato, mi auguro. Ma no, no, tesoro. Io non sono a St. Moritz. Ti sto parlando da casa mia. Sono tornato stamattina. Sono stato vittima di un furto. Gli smeraldi. Aspetta, ti passo Isabel. Isabel? Ah, guarda, secondo me tu leggi troppi romanzi gialli. Nella realtà sono molto meno bravi di come pensi. Fanno un bel dossier e archiviano tutto. Pronto, sì? Signor Tesco, è un piacere di... Sì, molto noioso. Buongiorno, oh, beh. Prego. Speriamo che la polizia faccia qualcosa. Sogno, non cambiamo il nostro programma. Fra due settimane si fa vela verso i tropici. No, l'equipaggio è al completo e con un cuoco in più. Un chinois, une vraie petite merveille. Je l'ai piqué au dinsi. Faudra pas l'ordre. Dunque, credo che non sia ancora il caso di domandarle se è già su qualche buona pista. Mi rendo conto della sua impazienza. Sono smeraldi famosi quelli che le hanno rubato. Ma non domandi mai a un poliziotto se è su una buona pista. Ah, no? Perché? Per scaramanzia. Per rintracciare un ladro che si nasconde in mezzo a un milione di... bisogna avere molta fede. Bisogna credere al soprannaturale. E io ci credo. La grande forza dei poliziotti è che sono impiegati fissi. Non archiviano mai un reato. Permette? Anzi, la prego. Sì, sarà molto diversa da quella dell'altro anno. Tutti i posti nuovi. La faccenda... Hanno preso soltanto l'astuccio che conteneva gli smeraldi. La collezione è valutata $1 milioni. E il ladro deve essere certamente un esperto. Noi lo speriamo. Questi sono per lei, commissario. Se ritroverai i miei smeraldi, si intende. E inoltre la mia società è pronta a darle un premio del 10%. Nel qual caso, signori... useremo il denaro per ammodernare il nostro ufficio, che ne ha gran bisogno. E si compri anche una macchina nuova, già che c'è. La sua fa un gran rumore di f***a e i ladri hanno l'orecchio fino.
Signorina. Può prendere la linea qui dal bar, signore. Grazie. Pronto? Sì, sono il signor Azzat. Sì, parlo da qui. Pronto, Helene? Sì, sì, tutto tranquillo. E tu come va lì? Trovate un buon albergo? A Ciberba è magnifico. No, meglio della Costa Azzurra. Mi fa piacere. Farai una bella vacanza. Senti, vorrei domandarti una cosa. Mi dovresti dire se posso uscire. Che dici? Naturale che puoi uscire. Ma io volevo dire insieme a qualcuno. C'è, purché non parli troppo, si intende. Ah, boh. Insomma, non ti dispiace. Per niente, se ti invitano va pure, non c'è niente di male. Ah, bene. No, volevo solo saperlo. Sapere cosa? Se potevo uscire. Cosa finisci di fare l'idiota? Che cavolo ti pigli? Questa è la prima volta che me lo domandi. Perché è la prima volta che uscirò senza di te. Senti, riattacca. Se non spendi tutta la grana per telefonare, non ti resta un soldo da spendere fuori. Ciao. Telefonami domani a quest'ora, eh? Peccato. Volti pagina. Oh. Oh. Può anche appenderla nella sua stanza. Non dormirei più. Già vederla vestita mi fa venire i crampi. E... Lei permette? Ma certo. Così diventiamo amici intimi. Rende bene? Questo dipende dal fotografo. Se io fossi un fotografo? Ma non lo è. Il suo sguardo è conturbato. Sbaglierebbe l'esposizione. Oh, non mi lascia neanche sognare. Si consoli pure. Io sono in vendita solo dei giornalai. Non l'imbarazza farsi fotografare, insomma, come lì? No. 2 anni fa mostravo solo le cosce e pareva tanto peccaminoso. Oggi mostro tutto il resto e nessuno si scandalizza. Fa pensare, no? Prima si sfogliavano le fotografie nelle retrobotteghe come dei cospiratori. Adesso ci sono le fiere del sesso. E questo mi scandalizza un po'. Sa, sono molti i piaceri a questo mondo. Ma l'alcol conduce alla cirrosi epatica. La droga conduce al manicomio. Mentre il sesso... il sesso conduce solo a fare l'amore. A lei interesserebbe posare? Cerco un uomo. Beh, vede, io non rubo mai il mestiere a un professionista. Beh, potrebbe studiare e diventare un professionista. Segua la guida. Cabaret più erotico che ci sia al mondo, signore e signori, l'Eldorado! Vi troverete l'inferno e il paradiso riuniti! Uno spettacolo inconsueto e conturbante! Ciao! Aspettami qui. Teatro erotico dell'Eldorado vi presenta stasera lo spettacolo più spinto ed eccitante dei tempi moderni. Ed ecco a voi, appena arrivate ad Amburgo, Sigrid e Marlene, in uno sketch super erotico, La Casa dell'Amore. Oh,
pronto, Sigrid? Un verre d'eau, s'il te plaît. Buongiorno, signori. Come vedete, vi ho aspettato. Non mi piace bere da solo. Noto che siete rimasti in due. Ma cosa vuole lei? Gli smeraldi. Gli smeraldi. Senza farsi puntare un'arma contro. In caso di incidente penserebbero al solito regolamento di conti e io archivierei tutto. Ah sì, s'il vous plaît. Ma sedetevi, prego. Io vi volevo offrire da bere, ma... non collaborate. Sono anni ormai che non tocco una goccia di alcol, io. Primo bicchiere. E adesso vediamo se l'alcol ha influenza sulla bontà della mia mira.
sono stato bravo. Di solito non manco mai il centro del bersaglio. Ho l'impressione che l'alcol e le armi da fuoco non vadano d'accordo. Secondo bicchiere. Stia a sentire. Può frugare quanto vuole, ma non trova niente. E poi è entrato qui forzando la porta. Questo per la prima affermazione arrogante. E questo per la seconda. Ma lei è pazzo! Gli effetti dell'alcol cominciano a farsi sentire. A momenti ti ammazzavo. Se avessi del buon senso, la smetterei. Dove sono gli smeraldi? Stia a sentire, commissario. Non li abbiamo rubati noi gli... Che cosa? Gli smeraldi. Ah, finalmente avete confessato. Prenda nota, brigadiere, hanno confessato. Rassicuratevi, signori, sono venuto solo. È l'ultimo caricatore. Dovete sbrigarvi, però. Il mio tiro diventa sempre meno preciso. Visto? L'incidente fa presto a succedere. Mi resta una sola cartuccia. Ma non posso sbagliare a questa distanza. Dov'è Azad? Buongiorno, signor Azad. Non mi riconosce? Che città. Non si può uscire di casa senza incontrare qualcuno di conoscenza. Mangio una cotoletta. Non devi mangiare male qui. Arrivo. Solite cose per due. Per il signor Zaccaria, due. Non vorrei approfittare. No, non protesti, signor Azad. Stasera lei è mio ospite. In confidenza, in questo ristorante non mi fanno pagare. Quali sono le cose interessanti da fare qui? Per me, ad esempio, la caccia ai piccoli mariuoli come lei,
E rischio quello che rischio per 150.000 franchi al mese. Non la disgusta questo? Beh, ci sono anche dei vantaggi. Fa le sue corride in macchina. Si siede al tavolo che le fa comodo. Non paga in trattoria. C'è un compenso. Ah. A proposito, Azad, dove sono gli smeraldi? A proposito, come si chiama questo? Dolma. Non è che il riso cotto in una foglia di vite nell'olio bollente. Mangi che le scioglie. Ho l'impressione che lei non mi abbia mai lasciato in queste 24 ore. Questi li ho mangiati per 20 anni di seguito e tutta la mia giovinezza, ma non poteva durare. Da quando frequento la gente della sua specie io ho acquisito dei gusti raffinatissimi. Perciò ho deciso di lavorare in proprio d'ora in poi. E da quando? Era davanti a quella villa. Quando ho preso le chiavi della macchina ho capito tutto. Per questo non ho provato a vedere se il motore partiva. Brutta cosa per un poliziotto. Ognuno il suo mestiere. Lei vuol farli ambedue, la cosa si complica. Affatto, la cosa è più semplice, anzi. Io faccio i due giochi insieme. Se uno va male, ritorno poliziotto, capisce? Quindi me lo dica con le buone. Dove sono gli smeraldi? Lei è veramente un porco. Un porco, sì, ma buon ospite. Ospite. Le lascio il tempo di decidere. Ci rifletta bene. Le concedo fino a domani alle 5 per consegnarmi personalmente degli smeraldi. Altrimenti la schiaffo dentro. Io la voglio tutta la collezione. Le pare che possa venire a un compromesso? E io che ci guadagno? La libertà, signora Azad. Lei potrà lasciare la città con i suoi amici senza essere importunato. Avanti, avanti. Le offro la possibilità di rimettersi a mangiare cotolette e lei mi fa tutte queste obiezioni? Buono. Che cos'è? Quello si chiama imbaldi. La leggenda dice che un sultano è svenuto mangiandolo. È per questo che la specialità ha preso il suo nome. No, aspetti un momento, eh. Così va meglio. Niente male. E quello lì come si chiama? Questo si chiama moussaka. Uno strato di fettine di melanzane fritte, uno strato di carne macinata condita con odori vegetali, un po' di menta, un po' di rosmarino, anche un tantino di cannella. Poi un altro strato di melanzane, uno strato di pomodori freschi, un strato leggero di besciamella e poi formaggio grattato e il tutto ben cotto al forno. Questa cosa deliziosa che lei non vuole dividere con me, che cos'è? Quella è fatta con uova di salmone. Noto che qui da voi piacciono molto le mescolanze. Beh, dipende. Ecco, questo per esempio è solo un buon formaggio saltato al burro. Lo vuole assaggiare? No, grazie. Non ha più fame? Non le avrò fatto passare io l'appetito. Eh sì. Io mi ero seduto buono buono per mangiare la mia cotoletta. È proprio quello che le rimproverò, signora Zand. Lei voleva mangiare da sola. Beh, rispetto il suo bisogno di solitudine. Ci vediamo domani prima delle 5. Tenga. Si riflette un sigaro. E guardi, non tenti di lasciare il paese, signora Azad. Lei è molto conosciuto alle frontiere. Viene. Metti in conto.
Ti avevo detto di non venire qui. Che ti è successo? Quello ha ammazzato Renzi. Merda. Non ti fai ricucire? No, non è niente di grave. Comunque ci andrò da un medico. Ce l'hai il numero di telefono di Tesco? Sì, perché? Dammelo. Ecco, vieni. Pronto? Vorrei parlare con il signor Tesco, da parte di Babbo Natale. No, non sto scherzando. Le dica che si tratta dei suoi smeraldi. Pronto, signor Tesco? Si trovi domani alle 5 nell'ufficio del commissario Zaccaria, se vuole recuperare i suoi smeraldi. Vado a trovare un amico. Venite a cercarmi fra mezz'ora. Sono venuto disarmato. Hai fatto male. Siediti. Qual è la tariffa qui per la morte di un vigliacco? Per te l'impiccagione. E per me la medaglia alla memoria. Non sfugge mai chi ha ammazzato un poliziotto nell'esercizio delle sue funzioni. Vabbè, voglio rischiare. La morte del tuo amico è stata una disgrazia. Che cos'hai qui? Un dente cariato? Non muovere la testa, sennò il colpo parte. E tu non avrai più denti. Né mascella. Ma continuerai a vivere. A vivere senza mascella. Addio alle melanzane fritte. Addio al riso cotto nell'olio bollente. Ma forse qui. La pallottola entrerà da qui. D'altra parte. Avrai due buchi nella testa. Ma ben fatti. Grossi come due smeraldi. Ma che sfacelo fra quei due buchi. Via il cervello. Ti si vedrà attraverso. Sta a sentire. Sono venuto a parlarti d'affari. Non vorrai restituire quelle pietre per un tozzo di pane. Accetta che m'hai fatto. Metà per uno e te ne puoi andare. Forse ho trovato di meglio. Ti sparerò qui. Così sarai guercio e paralizzato. Ci vedrai. Però vedrai solo a metà. Uno. Due e tre. E va bene. Adesso siamo pari. Forse non avrò più gli smeraldi, però non avrò perso tutto. In nome della legge ti arresto. Col culo. Sta a sentire.
Se non ci mettiamo d'accordo da buoni amici, il signor Tesco riavrà i suoi smeraldi e così sarà un po' più ricco. Ma ti ricompenserà? Il 10%. Ma c'è il 90% di gloria. Oh, figuriamoci, la gloria. Con la gente della tua specie succedono tante di quelle disgrazie e quando si ha la fortuna di salvare la pelle, allora i casi sono due. O vi becchiamo, tutti rimangono ammirati, oppure non riusciamo a beccarvi. Sono dolente di comunicarti che tu rimarrai nella seconda categoria. Avevo dimenticato di dirti che non sono venuto solo. Sono desolato, ma la partita sarà molto breve. Perché ed è in mano mia. Eh già, ma le palline ce le ho io. Meglio così. Stavamo per fare una sciocchezza. Quando è disarmato è piuttosto simpatico. Allora, ciao, eh? Ralph! Se mi sa cosa, recupera tu gli smeraldi. Tu sai l'ufficio postale a Lito? Sì, lo conosco nell'atrio. C'è una busta a tuo nome, dentro c'è scritto dove li ho nascosti. Però attento, solo in caso di necessità. Me ne ricorderò, ma non ti succederà niente. Allora, giovedì. Salve. Salve. Ah, signorina. Scusami un istante. Pronto? Sì, qui parla Zad. Pronto, Helen? Sì, sono io. Beh, non ti sembra che il tempo non passi mai senza... Tutto a posto. Si parte dopodomani. Dammi l'indirizzo del tuo albergo che vengo a prenderti. Hai conosciuto qualche persona interessante? Ma credi che stia qui a divertirmi? Mi hanno parlato di una bionda. E chi? Una bionda del genere peggiore, con un enorme cappello e un grosso libro. Però non sa leggere, fa finta per passare da intellettuale. Ma che cosa vai inventando? Pronto? Pronto? Di un po', si può sapere che ci fai qui? Ti lascio due giorni solo e tu ti metti a fare il satiro. Ah, che bella. Chi è? Una puttana? Da principio lo credevo anch'io, ma non è così. Ah, bene. Allora c'è anche un principio. Bravo.
scocciato. Dovevi restare nella tua tana. Non ti scoccerò più per molto. Nella mia tana, come tu la chiami, ho conosciuto un ragazzo che è tutto il contrario di te. È bello, è educato ed è affettuoso. Ho capito cosa voglio dire? Attiri l'attenzione su di noi così. E perché? Perché sto per darti lo sganassone più bello della tua vita. Perché ha osato farmi la corte? Non mi dire che sei geloso. Eh sì, purtroppo devo scegliere. Da una parte l'affetto, la sicurezza, dall'altra l'avventura, la vita bohemienne. Ti ho detto che non sono libera. Ho fatto bene, no? A dirgli che non ero libera. Sei venuta per dirmi queste fregnacce. Perché non ho fatto bene a dirgli che non ero libera? No, non hai fatto bene. D'accordo. Sono ancora in tempo. Lei ha un documento da farmi vedere, signore. L'autobus. Accelera. Thank you.
ed eccoci qui alla porta di Adriano, secondo secolo dell'era cristiana. È una costruzione in marmo costituita da un arco e da due colonne di stile. Signor Azad, io lo so che lei è qui. Spareremo su qualsiasi cosa in movimento. Se quando avrò detto 10 non si sarà arreso. 1, 2, 3. Bene, arrivo. Pronto? Sì, sono io. Per ora niente. Nel caso ti richiamo, d'accordo? Bene, ciao.
Anche per me, per favore. Ma è parecchio che sei arrivato. In questo istante. Ma è un paradiso qui. Il whisky è molto buono. Bell'ambiente. Quadri interessanti. Però troppa luce. Posso provare? Mm-hmm. Un colpo si spegne e due colpi si accende. È il solo giochetto che hai? Oh no, ne ho anche un altro. Un giochetto erotico. Ah, mi piace. Adesso, senza guardare, ferma una pagina qualunque. La miseria. La regola del gioco è che non si può discutere la decisione del caso. E va bene, allora fidiamoci alle mani del caso. Mi permetti un istante? Sono certa che tu sei un'amante meravigliosa. E io sono certo che tu sei una carogna. Allora, chi preferisci? Il ladro o il poliziotto? Non mi hai ancora dato il modo di fare paragoni. Basta! È per questo che mi hai portato nel tuo locale? L'ho fatto per fare un piacere a Zaccaria. Cerca di capire, lui chiude un occhio sul nostro spettacolo. Ed è lui che ti ha incaricato di sorvegliarmi? Sì, ma io non sapevo neanche la ragione. A quanto pare ho fatto male a fidarmi, eh? Perfetto, tu visto. Mi mancava soltanto la macchina fotografica appesa al collo. Ma guarda che schifo. Con quella faccia mi sono giocato la reputazione presso tutte le dogane del mondo. Crederanno che sia scappato da qualche manicomio. E tutto il putiferio di oggi? La polizia a Lilton? È stata opera mia. Brava, non ti vergogni? No. Dai, vieni con me. Perché? Non ti fidi più per caso? No. Oh, peccato. Ci è mancato poco che preferissi il ladro al poliziotto. Ha ragione di più per venire con me. Muoviti! Ma dis donc, c'est plus grand que je pensais. Però è molto più grande di come credessi. Oh,
Ci sono solo 54 alberghi, 75 pensioni e un migliaio di camere ammobiliate. Non so neanche con che nome si è fatta registrare. Beh, allora è molto semplice. Noi ci piazziamo tranquilli e pacifici su quest'isola di sogno e aspettiamo che venga l'estate. E quando le spiagge brulicheranno di persone, prima o poi finiremo col trovarla, la tua sirena. Ah, che se la sbrighi da sola, visto che si è messa a fare i capricci. Si può sapere che cosa rappresenta poi questa ragazza per te? Oh, niente. Insomma, adesso per me è un debito di riconoscenza. Con il triplo salto mortale. E oltre a questo, l'incredibile suspense con il re di tutte le magie, il professor Marcy. Non oltre per prenotare i posti. Venite a vedere questa rappresentazione familiare unica al Circo Cornelius stasera. Unica rappresentazione familiare stasera al famoso Circo Cornelius. Un grande spettacolo sotto una piccola tenda. I leoni più feroci dell'Africa, le scimmie sapienti. L'ultimo battello parte dall'isola a mezzogiorno. E lei ti aspetta all'imbarcadero. Tutte le emozioni con il triplo salto mortale al rovescio. E l'incredibile suspense con il celebre professor Marcy. A mezzogiorno all'imbarcadero. L'ultimo battello parte a mezzogiorno. Mi senti, Elaine? Solamente stasera, al famoso Circo Cornelius, un grande spettacolo sotto una piccola tenda. I leoni più feroci dell'Africa. A mezzogiorno all'imbarcadero. Prenotatevi al più presto. Portate tutta la famiglia a questo meraviglioso spettacolo al Circo Cornelius stasera. Non aspettate, perché sono disponibili ancora pochissimi posti e potreste rimanere senza. L'ultimo battello lascia l'isola a mezzogiorno, Elaine. Vi aspetto all'imbarcadero. Portate tutta la famiglia a godere questo meraviglioso spettacolo nell'unica rappresentazione familiare al Circo Cornelius stasera. Elaine, l'ultimo battello lascia l'isola a mezzogiorno. Imbarcadero. Unica rappresentazione familiare stasera al Circo Cornelius. Un grande spettacolo sotto una piccola tenda. Venite questa sera con tutta la famiglia alla rappresentazione del Circo Cornelius. Al tuo posto cambierei metodo. È piuttosto ridicolo quello che stai dicendo. E che cosa dovrei dire? Devi dirle che l'ami. La storia del debito di riconoscenza non regge. Ma guarda che quella poi si crede che sia vero. Ed è vero. È quello? Vuoi andare con lui? No, sto con te. Prendi la tua roba e vieni via. E lei non verrà con lei. Lei adesso la lascia in pace e se ne va di corsa. Ha capito? Dove l'hai pescato questa specie di stronzo? Eh? Dai, sbrigati. Non vengo. Thank you.
Lascia al tuo poliziotto. Digli che non conti su di me se vuol diventare milionario. E che me ne faccio di un poliziotto che non è neanche milionario? Arrabbiato. Lo so che è colpa mia tutto quello che è successo. Azad, bisogna che ti dica una cosa. Io sono cresciuta. Tu non te ne sei accorta, ma io sono cresciuta. E tu hai continuato a essere con me come quando ero piccola. Ma sapessi quanto ho desiderato che tu... D'altra parte, cosa dovevo fare? Non potevo mica obbligartici con la forza, no? Era meglio, avresti fatto meno fesserie. Sai che non mi sei mai sembrato così bello. Hai dei gusti un po' strani. C'è Zaccaria. Non sono riuscito ad avvisarti, scusa. Ti sei fatto pizzicare al dito? Come un fesso, per sapere il nascondiglio degli smeraldi. Beh, adesso lo sai. No, non mi ha neanche fatto arrivare all'ufficio postale. Non ne parliamo più. Beh, cosa vuole? Gli smeraldi. Ah, non è una novità. Però tutto questo mi lusinga. Sembra la mobilitazione generale. Ci farà partire quando avrà avuto gli smeraldi. E chi ci assicura che quando li avrà avuti i poliziotti non ci salteranno addosso? Gli vado a parlare. Dice che l'unico di loro che ti conosce è lui. Se lui non dice niente, noi ci imbarchiamo. Se no, fa un... noi finiamo in galera. E poi? Poi si è anche messo a ridere. Guarda che quello è un sadico, è capace di tutto. Ha detto che dirà che l'ho ammazzato io, Renzi. Io rinuncio alla mia parte. Io anche. Beh, digli che va bene. Siamo d'accordo. Lei si può imbarcare, signorina. No, grazie, aspetto il signore. Ti raggiungo dopo.
Si fa a metà? No, mi dispiace. Non faccio a metà. Che fai, non scendi? Soffri di vertigini per caso? Guarda che se sparo resti senza cervello. Avrai solo due buchi. Due buchi nella testa. E questa pistola è vera ed è carica. Metà e metà? Mi dispiace. Voglio tutto.
E Zaccaria, non sono riuscito ad avvisarti, scusami. Ti sei fatto pizzicare all'Inter. Come un fesso, per sapere il nascondiglio degli smeraldi. Beh, adesso lo sai. No, non mi ha neanche fatto arrivare all'ufficio postale. Non ne parliamo più. Beh, cosa vuole? Gli smeraldi. Ah, non è una novità. Però tutto questo mi lusinga. Sembra la mobilitazione generale. Ci farà partire quando avrà avuto gli smeraldi. E chi ci assicura che quando li avrà avuti i poliziotti non ci salteranno addosso? Gli vado a parlare. Di loro che ti conosce è lui. Se lui non dice niente, noi ci imbarchiamo. Se no fa un c***o, noi finiamo in galera. E poi? Poi si è anche messo a ridere. Guarda che quello è un sadico, è capace di tutto. Ha detto che dirà che l'ho ammazzato io, Renzi. Io rinuncio alla mia parte. Io anche. Beh, digli che va bene. Siamo d'accordo. Lei si può imbarcare, signorina. No, grazie, aspetto il signore. Ti raggiungo dopo.
Si fa a metà? No, mi dispiace. Non faccio a metà. Che fai, non scendi? Soffri di vertigini per caso? Guarda che se sparo resti senza cervello. Avrai solo due buchi. Due buchi nella testa. E questa pistola è vera ed è carica. Metà e metà? Mi dispiace. Voglio tutto.
Ça va, ça va. Et alors? Alors quoi? Ben, les émeraudes. Vous connaissez la poule au pot, le poulet au riz, le poulet en gelée, le poulet à l'estragon. Et ben maintenant, il va falloir ajouter le poulet aux émeraudes.